La nuova misura prevista nel decreto per il Sud, annunciata dal ministro Raffaele Fitto, che dal 1 gennaio 2024 accorperà in una sola struttura tutte le zone economiche speciali del Mezzogiorno, divide. Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, è scettico sulla possibilità che rappresenti un vero rilancio per il Sud Italia. Funzionano bene quelle che già ci sono. I dati ci dicono che le ZES l'anno scorso hanno aumentato i traffici commerciali dell'8%, abbiamo degli investimenti importanti, la ZES della Campania ha fatto 1,5 miliardi di investimento, quindi stanno funzionando, sono focalizzate e concentrate. La ZES unica può essere un ulteriore, ovviamente, stimolo per gli investimenti in tutto il Mezzogiorno d'Italia che ne ha necessità, però ecco, non sia di detrimento a quello che oggi sta già funzionando. Nell'ultima assemblea da presidente, Bonomi tocca vari temi e sottolinea che la Costituzione ci obbliga a riconoscere al lavoratore un salario giusto e questa funzione è affidata alla contrattazione. Sta a noi la creazione di un lavoro libero. Non è sufficiente introdurre obblighi per legge, dice. Dobbiamo migliorare l'inclusività del mercato del lavoro. La vera sfida è il taglio del cuneo fiscale da rendere strutturale. Dare un taglio strutturale e robusto, intorno ai 16 miliardi, concentrato sotto i 35 mila euro di reddito, 2/3 a favore del lavoratore, 1/3 a favore delle imprese, e ricordo che oggi i contributi sono pagati all'incontrario, cioè 2/3 alle imprese e 1/3 dai lavoratori. Questo vuol dire mettere in tasca a quei lavoratori 1.200 euro in più all'anno.